Bernardo sicuro, Malcore e Deli si candidano per stargli accanto visto che Girardi e Caccavallo sono entrambi fuori per squalifica. Stavolta nessun problema di sorte in difesa per il tecnico Sottil, mentre in avanti novità forzate per gli azzurro stellati. La Paganese ospiterà il Catanzaro domenica mattina allo stadio Marcello Torre, gara insidiosa anche se i calabresi sono ormai lontani dalla zona playoff e non hanno ottenuto ciò che speravano neanche dopo il cambio in panchina. Paganese che allora potrà approfittarne per mettere ancora fieno in cascina in chiave salvezza, anche se il match non sarà affatto semplice. Ecco le impressioni del portiere dei giallorossi, Bindi. Purtroppo prendiamo troppi gol, sì. E in questi gol che abbiamo preso credo che ci sia da analizzare una costante, insomma, che potrebbe essere quella dei calci piazzati o da fermi, quindi... Io l'ultima volta che sono stato qua purtroppo avevamo perso e avevo espresso un'opinione, insomma, e sicuramente c'è da rivedere qualcosa, perché si può perdere, si può prendere gol, ma la cosa che sinceramente mi fa arrabbiare, e queste non sono colpe o scarichi di colpe, insomma, queste sono appunto analisi costruttive che sto facendo, credo sia per una squadra inaccettabile, insomma, dover prendere gol nella stessa maniera, insomma. Bisogna crescere durante l'anno, e crescere significa anche magari superare determinate situazioni. Sicuramente ci sono dei limiti, e il primo, non so, potrei essere io, però chiaramente bisogna cercare di arginare, come magari abbiamo arginato l'anno scorso, visto che comunque di gol non l'avevamo presi, dobbiamo comunque cercare di farlo anche quest'anno. Secondo te non c'è copertura del centrocampo rispetto alla difesa? Cos'è cambiato rispetto a quella difesa che prendeva poche reti l'anno scorso? No, vabbè, è tutto un meccanismo diverso. Adesso io ho fatto il paragone rispetto all'anno scorso, comunque sono due squadre totalmente imparagonabili, insomma. E non c'è situazione dove dire siamo meglio o siamo peggio dell'anno scorso, è solo magari cercare di porre maggiore attenzione, ma veramente, insomma, senza star qua a far parole fatte, insomma, e maggiore attenzione, anche perché le partite degli altri le vediamo, le studiamo, quindi, insomma, quello c'è da fare.